Oggi vediamo come fare la testa di profilo, ideale per i principianti. Lo facciamo in tre step: forme geometriche, dettagli e line art. Disegna un cerchio e dividilo a metà, in orizzontale e in verticale. Prendi l'altezza della testa e dividila a metà. Dividi ciascuna metà in tre parti uguali. Adesso tra questa linea e questa linea disegna un cerchio. Ora disegna una linea verticale che tocca la sfera nel punto centrale. Allunga tre linee, una dalla cima, una dal mezzo e una dal fondo del cerchio. Queste sono le linee di fronte, sopracciglia e naso. Assicurati che le due parti che si creano abbiano la stessa lunghezza, questo perché la faccia può essere divisa in tre parti uguali. Infatti da questo punto ci allunghiamo in basso della stessa distanza e troviamo il mento. Prendi la linea verticale del cerchio interno e allungala un po', all'incirca fino al cerchio esterno, e poi connettila al mento. Nello specchio in basso a destra del cerchio interno ci va l'orecchio. La forma semplificata è quella di un mezzo cuore, però attenzione che l'orecchio non è dritto ma è leggermente inclinato verso il retro della testa. Ora cancella leggermente la struttura e rendila semitrasparente. Iniziamo col naso, che praticamente è un triangolo, che parte poco sotto le sopracciglia ed è più lungo nella parte superiore e più corto nella parte inferiore, ovviamente. Invece qui, simmetrico rispetto a questa linea, facciamo un triangolino. Questa è la sporgenza delle sopracciglia, praticamente. Dividi l'altezza tra il naso e la bocca a metà. Prendi questo punto e collegalo al naso. Questa qui sarà quindi la linea guida per disegnare la bocca. Dividi ancora a metà e disegna due triangolini. Come vedi, quello sopra sta più avanti di quello sotto. Lo allunghiamo e formiamo una T inclinata. Sotto disegna il mento. Non è proprio un cerchio, però è tondeggiante. Adesso disegniamo l'occhio. Anche lui è un triangolo. Lo mettiamo orizzontalmente dove finisce la bocca, mentre verticalmente all'altezza della curvatura del naso, sotto le sopracciglia. Sopra c'è il sopracciglio. Il sopracciglio sembra il simbolo della Nike. Fai una linea corta, poi una linea lunga e poi un arco che le collega. Poi, il cranio non è esattamente una sfera, quindi lo appiattiamo sopra e poi tagliamo qua sotto. Ora, il collo sarebbe un cilindro che si attacca sotto la testa. In pratica per noi saranno due linee. Considera che il collo non è dritto, non è verticale, ma è inclinato. Allunghiamo la parte superiore dell'occhio, che è leggermente più lunga di quella inferiore. Dopodiché aggiungiamo l'iride, come una linea verticale oppure un'ellisse molto stretto. Sopra l'occhio aggiungiamo la palpebra. Diciamo che è un triangolino più piccolo che sta sull'occhio. Poi mettiamo la narice, un po' sollevata rispetto alla base del naso, e ammorbidiamo la punta. Poi ammorbidiamo anche la mandibola, quella sotto l'orecchio. Da ammorbidire c'è anche il labbro inferiore, che è più tondo rispetto a quello superiore. Più o meno a questa altezza disegniamo lo zigomo tratteggiandolo, così da dare un po' di tridimensionalità al volto. Adesso ammorbidiamo il collo, quindi lo facciamo sia nella parte della nuca dietro, sia nella parte frontale sotto il mento. Infine disegna l'interno dell'orecchio. Per adesso limita di accopiarlo, che è complicato. Comunque, prima o poi ci farò un video. Adesso la parte più soddisfacente. Iniziamo inspessendo la parte superiore dell'occhio, poi l'iride, specialmente se l'occhio è scuro oppure se il disegno è piccolo. L'occhio è una delle parti più importanti della faccia, quindi scurirlo aiuta semplicemente a farlo vedere meglio. Per lo stesso motivo scurisco il sopracciglio. Poi aggiungiamo l'ombra della narice. Un'altra linea da rendere più spessa è quella della bocca, nello specifico la parte laterale. Poi scuriamo questa linea dell'orecchio e poi sotto il lobo, in cui si forma un triangolino. Dopodiché mettiamo una delle cose più belle, secondo me, cioè l'ombra sotto il collo. È bella perché è spessa, ben visibile, facile da ricordare e crea una bella forma sotto il mento. Bene, abbiamo finito. Trovi il tutorial completo su YouTube.